Allora, rivediamo la definizione di bisettrice. Le abbiamo date in realtà in due contesti diversi. Se ho un angolo, di vertice O, semiretta A, semiretta B, l'angolo alfa ha come bisettrice una semiretta che lo divide in due parti congruenti della stessa ampiezza, della stessa misura, okay? Ed è, che c'è ed è unica, c'è una sola semiretta che divide l'angolo in due altri angoli, ciascuno dell'ampiezza dell'altro, per forza di cose pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo che sta dividendo, d'accordo? Questa è la bisettrice di un angolo. La quando parlo invece di bisettrice in un triangolo, intendo un segmento individuato nel seguente modo. A, B, C. La bisettrice dell'angolo di vertice A è un segmento che ha come estremi il vertice A, l'altro vertice sta sul lato opposto ad A ed è determinato dall'intersezione tra la bisettrice dell'angolo in A e l'intersezione con l'angolo opposto ad A. Questo segmento, chiamiamolo AK, il segmento AK è la bisettrice dell'angolo di vertice A. E questo segmento e questo angolo CAK è congruente a KAB. AK è bisettrice di CAB, dell'angolo CAB. Questa è la sua differenza, la bisettrice di un angolo in astratto è una semiretta, la bisettrice in un triangolo è un segmento costruito su quella semiretta, d'accordo? Le bisettrici sono tre e si incontrano in un punto comune che vedremo tra un pochino. Lo vediamo al minuto. Criteri di congruenza. Tra triangoli. Ok? Allora. Supponiamo, abbiamo già visto cosa si intende per congruenza. Cosa significa quando dico che due figure geometriche sono congruenti o isometriche? Ho detto una parolaccia. Cosa ho detto? Che hanno le stesse misure. Hanno le stesse misure. Oh, il testo dice sono esattamente sovrapponibili, con quello che chiamano movimento rigido. Supponiamo di dover costruire un triangolo. Che cosa ci serve? Allora io dico, beh, il triangolo ha questo segmento come uno dei lati. Vi do elementi sufficienti a costruire uno e un solo triangolo? No. Con un solo lato non posso determinare univocamente un triangolo. Cioè esistono infiniti triangoli che hanno quello come uno dei loro lati. È chiaro?
Supponiamo che vi do un altro lato. Di vertice A è sufficiente? No, perché se vi dico che l'altro lato a vertice A è da una certa lunghezza, per esempio la metà di AB, per dirne una, avete infinite scelte. Tutti i segmenti il cui estremo sta su una circonferenza centrata in A, che ha come raggio il lato dell'angolo che vi ho dato, vanno bene. Infinite possibilità. Quindi due lati non bastano. Il lato AB è lungo, io ne so, 10 cm, il lato AC è lungo 5 cm, infiniti triangoli. Se vi dico anche quanto vale l'angolo interno di vertice A, allora prendo idealmente un compasso, apro il compasso o il goliometro ancora meglio di quell'angolo e individuo l'angolo alfa. L'angolo alfa vale per esempio 45 gradi. In questo caso il triangolo vi ho dato il lato AB, quanto è lungo il lato AC e quanto è grande l'angolo alfa. Il triangolo è univocamente determinato? Certo che lo è, perché la semiretta che esce da A forma con AB un angolo dato, interseca la circonferenza di centro A in un unico punto C. Quindi ho scritto il mio triangolo. Quindi AB, AC ed alfa. Questo determina in modo univoco il triangolo ABC. Non ho possibilità. Non ho dubbi. Lui prendendo il telefono, chiamato un vostro amico, dice guarda, costruisci un triangolo che abbia come un lato di misura 10 cm, l'altro lato di misura 5 cm e l'angolo formato dal vertice comune misura 45 gradi. Il vostro amico costruisce esattamente il triangolo che voi avete in mente, anche se non lo vede. Tutto chiaro? Ma allora ogni volta che conosco un lato, un altro lato e l'angolo individuato da questi due lati di un triangolo hanno forzatamente un vertice comune, posso costruire uno e un solo triangolo. Giusto? Cioè se abbiamo costruito questo triangolo, diciamolo, lo evidenzio in verde, triangolo ABC. Se adesso voglio rifarlo, ma anziché usare questo punto nel piano, voglio usare questo punto nel piano e costruire un suo parente stretto A'B', in modo tale che questo segmento sia lungo come AB. Questo angolo è ampio come alfa. Il punto è AC' è lungo come AC. Il triangolo che ottengo, perdonate il disegno, se A, B è congruente ad A'B', AC è congruente ad A'C' e AC è congruente ad A'C'. Il triangolo che costruisco, anche se lo faccio da un'altra parte del piano, in che relazione starà con ABC? Se è fatto partendo dalle stesse informazioni. Due lati della stessa lunghezza e l'angolo compreso tra di loro della stessa lunghezza. Può essere diverso? Sarà diverso, ma avrà le stesse misure. I due triangoli sono necessariamente congruenti.
perché sono costruiti a partire dalle stesse informazioni. E quelle informazioni che abbiamo dato consentono di costruire uno e un solo triangolo. Tutto chiaro? Questo prende il nome di primo criterio di congruenza. Se ho due triangoli diversi, A, B, C, alfa, beta, gamma, E, A primo, B primo, C primo, alfa primo, beta primo e gamma primo, due alfa. Sono due triangoli diversi. Non è necessario controllare tutte le misure dei due triangoli, tutti i tre lati e tutti i tre gli angoli. È sufficiente che i due triangoli abbiano due lati, AB congruente ad A' B', AC congruente ad A' C' e alfa congruente ad alfa primo. Se questo succede, i due triangoli sono congruenti, cioè hanno tutte le misure congruenti, non solo quelle là. Ripeto ancora una volta, il fatto che i due triangoli in generale diversi, cioè fatti da diversi punti nel piano, abbiano congruenti, cioè abbiano le stesse misure di due lati e dell'angolo compreso tra questi due lati, vi garantisce che i due triangoli hanno tutte le stesse misure. Ok? Proviamo questo. Proviamo a fare questo giochetto con Giulio. Ho intanto di fare degli scherzi, speriamo che funzioni. Prendiamo un punto nel piano e volevo inserire un segmento di data all'inizio, quindi ce la facciamo. Bene. Il primo lato di quanto lo volete lungo? 10. Questo lo chiamiamo A. Primo punto. Lo volevo chiamare A, ma non me lo lascia fare, vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Il secondo lo chiamiamo B. Poi su A costruiamo un altro segmento, l'altro lato del triangolo. Questa è una circonferenza centrata in A di dato largo. Quindi prendiamo la circonferenza dato centro e raggio. L'altro lato quanto lo volete? 7. Un magnifico 7. È un po' tantino, non è un problema. Diciamo la scala. Il terzo punto, quindi sappiamo che sta su questa circonferenza. Però costruiamo sul lato AB un angolo di ampiezza che vogliamo noi.
Per esempio? 35 gradi. Qua me lo dà 45. Cambiamo in 35. E ti dice, guarda, la similetta che va da A e passa per B' è quella che ti serve. Ok? Quindi costruiamo la similetta AB' e la intersechiamo con la circonferenza. Ci darà il punto C. La similetta forma l'angolo di 35 gradi. La intersechiamo carla e rifacciamo. Ecco, questo è il nostro punto C. Quindi il triangolo di vertici A, B e C è il triangolo che abbiamo costruito. Andiamo. Vedete, è leggermente colorato. Ok? Adesso facciamo questo giochetto. Lo spostiamo un po' di lato. Magari lo rimpicciolisco ancora un po'. Ah, lo vedete bene lo stesso, no? Facciamo la stessa procedura e costruiamo un altro triangolo, ma a partire dai due stessi lati, stesse misure, e dello stesso angolo. Prendiamo un altro punto. Prendiamo dove era. Ecco. La lunghezza era 10, se non mi ricordo, giusto? E abbiamo questo segmento per costruzione lungo come AB. Quindi evidenziare le lettere D, questo chiama D e E. Poi la circonferenza centrata in D di raggio, cos'era? 7. Poi costruiamo la semiretta di origine in D che forma con DE l'angolo di 35 gradi. D e primo. Andiamo a individuare la semiretta D e primo e la intersechiamo con la circonferenza. E otteniamo il punto F. Adesso abbiamo il triangolo D e F. Ok? Cosa ti dice il primo criterio di congruenza? Questi due triangoli hanno due lati e l'angolo compreso tra questi due lati congruenti della stessa misura. Sono certo che se acchiappo questo triangolo riesco a sovrapporre esattamente al primo, perché hanno le stesse misure. È tutto chiaro? Vediamo se riusciamo ad accopparlo. Salvo problemi di risoluzione dello schermo, esattamente uno sopra l'altro. Thank you.
Tutto chiaro? Vediamo. Le altre misure. Se misuro la, questi sono già che è 10, questa che è 7, B, C, 5,86 e F, 5,86. Chiudiamo anche gli altri due. Allora mette gli angoli. ACB è 101,74, D è F 101,74, F E D 43,26, C B A 43,26. Questa è una verifica, attenzione, non è una dimostrazione. Ma per farvi capire che cosa significa, cosa si intende dire che due figure sono congruenti. E che per i triangoli vi basta avere informazione sul fatto che i due lati e l'angolo compreso siano della stessa misura. Ok? Detto questo, questo va sotto il nome di primo criterio di congruenza. Tutto qua, no? Che ce ne facciamo di questo? Beh, questo è uno strumento molto potente, perché fate un attimo attenzione. Prendiamo un triangolo isoscele. A, B, C, isoscele. Cioè il lato AB è congruente al lato AC. Quindi vertice A e base BC. A, B, C. Questa è l'ipotesi. AB è congruente ad AC. Questa è la sola informazione che ho. Di questo triangolo non so niente, salvo il fatto che i due lati sono della stessa lunghezza. Senza misurare, non mi interessa quanto sono lunghi, se 10 km o 10 mm. So solo che la loro misura è la stessa. Tesi, se i due lati hanno la stessa ampiezza, necessariamente anche gli angoli B e in B e in C hanno la stessa ampiezza. L'angolo A, B, C è ampio come l'angolo A, C, B. Oppure se preferite l'angolo beta è congruente all'angolo gamma. Questo è un teorema. I triangoli isosceli hanno gli angoli alla base congruenti. Non è una cosa che è necessario assumere, la dimostro. Questa affermazione produce quest'altra. E non dipende da quanto bene faccio il disegno. Non è sufficiente dire, beh, si vede il disegno. Il disegno aiuta, ma non è la dimostrazione. La dimostrazione è un concatenamento di considerazioni che da questa assunzione, cioè posto che il mio triangolo abbia due lati congruenti, necessariamente segue questa. Questo significa dimostrare.
e per farlo non faccio nessun calcolo, uso solamente la logica. Dimostrazione. Utilizza fatalmente il primo criterio di congruenza. Ma per farlo mi servono due triangoli, qui quanti ne ho? Uno. Se devo dimostrare una proprietà di una figura geometrica utilizzando un criterio di congruenza tra triangoli, me ne servono due, perché il criterio di congruenza coinvolge due triangoli a priori distinti. E se voglio utilizzare il primo criterio di congruenza, mi servono due triangoli che si prestino all'uso del primo criterio, cioè che abbiano due lati della stessa ampiezza e un angolo, l'angolo compreso da questi due lati della stessa ampiezza. Qui non ho che una scelta. Disegno il triangolo in un'altra pagina perché qui non ho più spazio. Lo rifaccio. A, B, C. Dunque, ipotesi AB è congruente ad AC. Allora, devo ricavare due triangoli. Prendo che cosa? La bisettrice di vertice A. C'è la dimostrazione. Quindi A, AK è bisettrice di alfa dell'angolo di vertice A. La disegno. Questo significa che BAK, l'angolo BAK, è grande come l'angolo KAC. Questo è per definizione di bisettrice. La bisettrice viene costruita affinché questo sia vero. Ok? Confronto quindi, adesso sì che ho due triangoli, confronto il triangolo ABK e il triangolo AKC. Questi due triangoli sono congruenti. Per quale ragione? Perché posso utilizzare il primo criterio di congruenza. Hanno il lato AB congruente al lato AC per ipotesi. Perché so che il triangolo è isosceles. AK è lo stesso lato, quindi è congruente a se stesso necessariamente. Non solo è congruente, è uguale. E l'angolo in A, cioè l'angolo BAK, è congruente a KAC perché AK è bisettrice. Ergo, i due triangoli sono congruenti. Ma se sono congruenti, sono congruenti tutte le loro misure, incluse l'angolo in B e l'angolo in C. Quindi, ultima riga, mi sta, se il triangolo ABK è congruente al triangolo AKC, allora l'angolo ABK è grande quanto l'angolo ACK, cioè l'angolo in beta è ampio come l'angolo in gamma. E la dimostrazione è conclusa e non ho fatto nessuna misura. Questo significa ogni qualvolta so che un triangolo ha due lati congruenti, necessariamente anche gli angoli alla base sono congruenti. Chi vous dit
significa come voleva dimostrare, o se preferite usare il latino, che è un po' più elegante forse. Q e D. Quod erat demonstrandum. Tutto chiaro? È chiaro che cos'è un teorema? Questo è un esercizio. L'esercizio mi interessa tanto ipotesi. Mi si danno delle ipotesi che allora mi mostra che vale anche questa proprietà. È finita qui? No! Perché? Beh, torniamo indietro un attimino alla figura. Se il triangolo è isoscele, cioè se il lato AD è lungo come il lato AC, allora non solo l'angolo beta è grande come l'angolo gamma, ma posso dire qualcos'altro, posso dire qualcosa di più. Rifacciamo la figura per noi. A, B, C. Questi due angoli sono congruenti, questi anche lo sono. Focalizziamoci sull'angolo in K. B, K e C sono tre punti appartenenti alla stessa retta, sono allineati. Cioè il segmento BK e il segmento KC sono adiacenti. Questo significa che l'angolo BKC quanto misura? Quanto è l'angolo BKC se i due segmenti sono adiacenti? 180 gradi. È un angolo piatto. Ma se i due triangoli AKB e AKC sono congruenti, questo significa che anche l'angolo AKB è grande come l'angolo AKC. Cioè, questo angolo è grande come questo. Perché i due triangoli sono congruenti. Necessariamente hanno la stessa misura, ma la loro somma AKB più AKC, che è l'angolo BKC, è a 180 gradi. Se ho due angoli congruenti, la cui somma è l'angolo piatto, ciascuno dei due vale 90 gradi. Beh, abbiamo dimostrato appena adesso una proprietà importante. La bisettrice dell'angolo in A è anche altezza, cosa non ovvia. Non in tutti i triangoli questo è vero. Quindi, altro teorema. Se AB è congruente ad AC, allora la bisettrice dell'angolo in A è anche altezza. Cioè nel nostro caso AK è perpendicolare a BC. Cosa che era solo per il triangolo isoscele e solo per l'altezza relativa alla base, cioè al lato dei tre che non è della lunghezza dei precedenti altri due. Gli altri due lati non hanno questa proprietà.
l'altezza rispetto al lato AB non è bisettrice. Non basta. Altra conseguenza, rifacciamo il disegno, A, B, C, AK, se AB è congruente ad AC, abbiamo visto che il triangolo ABK è congruente al triangolo AKC, ma allora il segmento di K è lungo come KC. Questo segmento è lungo come questo. I triangoli sono congruenti. Di conseguenza, la bisettrice AK è mediana. La bisettrice dell'angolo del vertice è sia l'altezza che il mediano. Forse che un altro triangolo non ha carattere. È tutto chiaro? Quanto tempo ci rimane, scusate? Per oggi abbiamo fatto abbastanza.